È stata prorogata fino al 25 gennaio prossimo la mostra Pasolini a Matera, il Vangelo secondo Matteo 50 anni dopo, ospitata all'interno del Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi e il Museo della Scultura Contemporanea di Matera, curata da Marta Ragozzino e Giuseppe Appella, con Ermanno Taviani. L'annuncio è stato dato ieri nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte la dottoressa Ragozzino, sovrintendente per i beni storici e artistici della Basilicata, e il sindaco di Matera, Salvatore Adduce. Finora sono stati ben 16.000 i visitatori e il dato è destinato a crescere ulteriormente, anche grazie al traguardo raggiunto da Matera, designata Capitale Europea della Cultura, per il 2019. Questa è una grande produzione realizzata qua, realizzata a Matera, con il contributo di tantissime persone, veramente tantissime persone, con il sostegno forte della regione, con l'aiuto del comune, del comitato, una mostra che ha fatto un pezzo di questa candidatura, sono venuti i commissari, l'hanno vista, ci hanno detto delle bellissime cose, anche se non avrebbero dovuto, forse non avrebbero potuto, ma ce le hanno dette, noi sapevamo, io sapevo che la mostra era piaciuta molto, questa è stata per me e per tutti noi una grandissima soddisfazione. La mostra, che è un vero e proprio racconto, ha sottolineato ancora il soprintendente Ragozzino, è il frutto grandioso di un imponente lavoro locale. Per arricchirla ancora di più saranno inoltre programmate iniziative collaterali, come conferenze e letture, come del resto è già avvenuto finora. Tempo dunque fino al 25 di gennaio per visitare la grande rassegna, che potrebbe successivamente essere esportata. A noi piacerebbe molto portarla fuori dalla Basilicata e anche possibilmente fuori dall'Italia, perché questa è una produzione, ce lo dicono, non lo dico io, ce lo dicono, una produzione di livello internazionale. In questa mostra si racconta in riferimento alla nostra città. La nostra città, che è stata sette, è stata Gerusalemme, Matera diventa Gerusalemme perché è già Gerusalemme. Pasolini fa questa illuminazione e Pasolini con il film aiuta Matera a superare una fase complicatissima della sua storia recente.